Buongiorno, la città qui ancora dorme, siamo a Venezia, sto andando a Padova ad un incontro per imprenditori e spero che vi possa essere utile, vi porterò con me per farvi vedere che cosa fanno gli imprenditori. Le giornate di formazione sono sempre le più importanti perché ovviamente ti tengono aggiornato su tutto quello che succede e quindi mi raccomando, se avete l'idea di aprire una startup, la formazione è fondamentale, quindi leggere libri, andare ad eventi, fare un po' di networking, quindi come vedete la giornata è bellissima oggi a Venezia e quindi andiamo a Padova. Sono 3 giornate, come vi dicevo, e vi porterò con me tutte e 3 queste giornate. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Ciao. Eccomi qua, allora, autobus, battello preso, adesso sto andando alla macchina, dovrei metterci circa 40 minuti per arrivare a Teulo, vicino a Padova. E niente, quindi ci vediamo tra pochissimo, appena arrivo, e filmerò il più possibile per portarvi con me in questa avventura. Eccoci qua arrivati all'abbazia di Praglia, questo posto è veramente incredibile, bellissimo, adesso ve lo faccio un attimo vedere, fa capire dove andare. E questo convegno sarà molto interessante sul marketing e la comunicazione, una cosa sempre importante per chi lavora per conto proprio, quindi per chi vuole diventare un imprenditore. Ed ecco a voi il posto che è bellissimo. C'è un bellissimo giardino anche. Eccomi qua, quindi mi sto dirigendo verso l'entrata, spero, del congresso e faremo vari workshop e varie cose che avranno a che fare appunto col mondo della comunicazione. Ci sarà anche un attore famoso a livello europeo e niente, quindi adesso vediamo dove entrare. Dovrei essere quasi arrivata al centro convegni. Comunque siamo veramente fortunati, in Italia abbiamo dei posti veramente meravigliosi. Qui dovrebbe essere l'entrata. Questa è un'abbazia, l'abbazia di Praglia di Teulo, ed è veramente stupenda, tra gli ulivi, tra i vigneti, incredibile. Io ho vissuto in vari posti in giro per il mondo, ma non ho mai visto nessun posto come l'Italia, è veramente incredibile, è un posto magnifico, ogni angolo c'è arte, cultura, c'è veramente tantissimo, è stupenda, è un paese meraviglioso, veramente.
la prima sessione di questa mattina è stata super interessante, abbiamo capito molte cose del nostro stile imprenditoriale, di come fare azienda e tante altre cose interessantissime, e adesso invece parliamo di storytelling, quindi se riesco vi filmo qualcosa. Corporate storytelling, scopriremo insieme che significato ha all'interno del nostro e del vostro business questo concetto. Però prima iniziamo da un'altra cosa. Il mondo deve essere fantastico, a me piace anche questa commissione dei mondi, no? Le persone reali possono stare dei mondi fantastici, i mondi fantastici possono entrare nella vita reale, oppure ci possono essere degli elementi che però cambiano il nostro modo di fruire di quella storia, di godere di quella storia, non guardandola dall'esterno ma entrandoci. Ecco, questo è quello che mi piacerebbe fare, mi piacerebbe continuare a fare e che sto nel mio piccolo, diciamo, continuando a fare. Un altro elemento che mi piaceva di questo video è proprio la canzone, e vi racconto un aneddoto. Io sono arrivata a Londra che non conoscevo nessuno, con uno stage dell'Erasmus Plus, un bel po' di tempo fa. E quando sono arrivata lì, per conoscere persone, e volevo conoscere persone inglesi perché a Londra in realtà la presenza di italiani è altissima, io volevo invece parlare inglese, volevo conoscere altre persone, e mi sono iscritta ad un coro perché a me piace cantare, però non ho mai cantato realmente, insomma, così ho trovato questa inserzione e sono andata a cantare. I cori a Londra funzionano in maniera particolare, fanno delle session, praticamente ci si trova una volta a settimana, due volte a settimana, e ciascuno può partecipare anche a una lezione e canta un'intera e impara una canzone, quindi non è che si sta lì un'ora, si sta lì due ore e mezza, però alla fine uno ne esce con una soddisfazione. La prima canzone che io ho dovuto imparare e cantare con un coro di 50 inglesi è stata Supercalifragilistic, non riesco ancora a dirlo, Supercalifragilisticexpialidocious, che è una cosa impossibile da dire per un italiano, e questo è stato il mio primo incontro con una lingua diversa, con un mondo diverso, e mi piaceva riportarlo perché da lì in realtà poi di canzoni ne ho cantate tante altre, e di persone soprattutto ne ho conosciute tante altre, e proprio attraverso questo modo di comunicare, che è una cosa molto semplice, però che allo stesso tempo mi ha molto aiutato e che rappresenta di me anche la voglia veramente di entrare nel mondo che vado a conoscere, non in punta di piedi, ecco, però volendo veramente conoscere quello che sta sotto, quello che sta alla base della realtà, ecco. E quindi vorrei subito proporvi un esercizio pratico, ecco, che un po' riprende alcune linee del lavoro che avete fatto questa mattina, che hanno fatto questa mattina dal punto di vista individuale. Però vi chiedo, visto che è uscita molto forte il termine creatività, no? In tante modalità diverse, però voi che vi siete, la vostra stessa presenza qui, ecco, dice il desiderio comunque di continuare ad inserire creatività nel vostro percorso lavorativo. Quindi vi chiedo, qual è il vostro aggancio? Esiste una storia, c'è un personaggio, c'è anche più personaggio, più storie, sul quale vedete che la vostra vita professionale, il vostro business può essere modellato? Alcuni elementi. Faccio un esempio, ultimamente hai visto la nuova serie di Stranger Things. E c'è un personaggio, quel bambino, in cui ti rivedi perché ha un coraggio incredibile nell'affrontare questa situazione. Può essere anche un aneddoto della tua vita che però è stato particolarmente interessante, formativo, essenziale per farti arrivare qui. Uno snodo particolare che può offrirvi l'opportunità di raccontarvi. Cioè, eccoci qua ragazzi.
giornata finita, sono tornata a Venezia, che è sempre bellissima di sera. È stata una giornata davvero dura e bellissimo il bootcamp, che durerà altre due giornate, quindi cercherò di vloggare anche queste altre due giornate, il 24 e il 25. E oggi abbiamo parlato di professionalità, di storytelling, abbiamo analizzato varie campagne pubblicitarie di brand famosi, è stato veramente utilissimo per capire anche come impostare i social, che cosa mettere, come fare una campagna pubblicitaria, e vedremo molto altro nei prossimi giorni. Quindi adesso vi saluto, che finalmente posso andare a casa a mangiare, e quindi ci vediamo nella prossima giornata e niente, buonanotte a tutti, ciao! PS, purtroppo non ho potuto riprendere più di tanto in questa giornata, mi spiace tantissimo, ma per questioni di privacy non ho potuto riprendere, ho ripreso quello che ho potuto, spero di poter riprendere molto di più. Tra l'altro è un bootcamp che è stato molto pratico, quindi abbiamo fatto molti esercizi e per questo motivo non ho potuto riprenderli purtroppo, però se avete intenzione di aprire una startup mi raccomando partecipate a questi eventi perché sono davvero molto utili. Ora vi saluto veramente e alla prossima settimana.